Buonasera, buonasera e benvenuti o bentornati su SMC, il canale YouTube legato al gruppo SMC, Svapo e Musica Club. Questa sera mi vedete bello sorridente, perché stasera è una delle serate passion, passione, only passion. In descrizione troverete il link per andare ad iscrivervi al gruppo Facebook Svapo e Musica Club, e nel primo commento troverete il link per andare ad ascoltare la playlist di Svapo e Musica Club su Spotify. Però in questo caso, solo per oggi, non stiamo ascoltando quella playlist. Poi dopo andrò ad inserire un po' di questa cosa che stiamo ad ascoltare. Questa sera ascoltiamo i Fishbone. I Fishbone sono un gruppo che io e un amico abbiamo scoperto circa 5 minuti fa. Io non sapevo dell'esistenza, non conoscevo l'esistenza dei Fishbone. Ma siccome questa sera vi parlo del Fishbone by Confero, allora ho deciso che la colonna sonora di questa chiacchierata è dei Fishbone, ok? Un gruppo che magari imparerò a conoscere. Ragazzi, bando alle ciance, io come sempre sono Filippo, o comunque come le volte in cui mi ricordo di dirlo, sono Filippo. Il protagonista della serata sarà questo. Il protagonista della serata sarà questo. Sarà una chiacchierata breve. Il protagonista della serata sarà questo bugiardino, quello che ci sarà scritto, che voglio leggere insieme a voi. Il protagonista della serata è Francesco Corbo, un giovane barbuto romano che lavora questo che è legno. E adesso vi dirò che legno. Come minchia come lo lavora. Lo guardate da qua come lo lavora. Guardatelo da qua. Pelle d'oca. Per come lo lavora, pelle d'oca. Basta. Ve lo faccio vedere il tubo. Cioè, ve lo faccio vedere il tubo. Ora, figa così, Torniamo seri. Scatola di Confero. Fatta a mano, ragazzi, è semplice. Questo non è un modder. Questo è uno che a casa va di lima, va di carta vetrata, va di tornio, va di passione per il legno. Lui fa chitarre, fa delle chitarre, ragazzi. Non avete idea che chitarre fa? Fa penne, fa ciotole, fa vasi, fa della roba strepitosa. Confezione semplice, molto easy. Pezzo di Scottex dentro. Cazzate, roba che cioè, normalmente il packaging costa qualche volta più dell'articolo che c'è dentro. Pezzo di carta del cazzo. State vedendo? Silenzio, parla Fishbone. Non c'ho un'imperfezione, ragazzi. Non ce l'ho. Attacco ibrido 510. Tubo da guancia, questo non esplode mica, ragazzi. Tasto con il marchio Confero, anche lui di legno. Prova a fare una cosa. Allora, primo, provo a tenervi così il tubo, così ve lo gustate, mentre io leggo questa cosa. Questo è un pezzo delle lamelle, ok? Un pezzo di legno di quello che è stato lavorato per far diventare questo cazzo di capolavoro un tubo. Qualcuno potrà discutere sul fatto che magari un po' chiccio, un po' eccessivo. Io ho girato con gli occhiali gialli, rosa e arancioni fino all'altro ieri. A me piacciono queste cose così particolari, così originali, così
In Veneto si dice cavafora, che significa diverse dal solito, non le solite box, non le solite, i soliti tubi, belli, bellissimi, di modelli importanti, eccetera. Qua c'è uno che ha destinato del tempo, che si è sporcato le mani, che forse si è addirittura, come si dice? Si è addirittura tagliato le mani, ok, per fare questa cosa. Leggiamo. Allora, essenze. Mogano cumano con più di 60 anni di stagionatura. Faggio, ciliegio con più di 15 anni di stagionatura. Strumenti. Seghe, saracco e rioba. Sono due modelli di seghe, ragazzi, io non le conosco. Sega da banco, torno e sgorbie, da sgrosso a profilare, raschio, salpello, scalpello obliquo e troncatore. Carta vetrata da 80 a 1500. 1500! Questa la conosco anch'io. Lana d'acciaio 4K, incollaggi con epossidica bicomponente ad alta tenuta, ciano acrilica. Non lo so, non conosco, eh. Tubo in acciaio SMPL, ibrido e tasto a molla. Trattamenti. Olio di lino tripla cottura, 5 mani alternate alla carteggiatura finale. Ciano acrilica, 11 mani in 3 step alternati alla carteggiatura fino ad acqua. Lucidatura con micro mesh, pasta abrasiva super fine, cera d'api e carnauba. Ore di lavoro, 11. Vi faccio leggere una cosa. Esemplare unico. E tutto quello che fa sono esemplari unici. Ora mi ha suonato il telefono e adesso, dove c'ho la musica, e adesso invece c'è la pubblicità. Vabbè, queste sono sfide. Devo aggiungere qualcosa a quello che ho letto? C'è bisogno di aggiungere qualcosa a quello che ho letto? Svito il tasto come tutti gli altri, ovviamente. Ci metto la batteria è scarica, perché io l'ho usato tutta ieri sera, l'ho usato sempre. Io metto il positivo in basso, ok? A me non interessa che abbia grossa spinta, non mi interessa, io lo svapo con lo svapo direi atomizzatore box tubo di gran classe, e quando dico gran classe questa volta cazzo è veramente gran classe, ok? Atomizzatore per me con la classe maggiore che c'è, signore e signori, Mr. KLP. Si gira, si va in battuta con il tasto, è fatto, si gode. Se volete vi racconto dell'ergonomia, se volete vi racconto che funziona benissimo, se volete vi racconto che non perde un colpo, ce l'ho da 10-15 giorni, eh. Se volete vi racconto che funziona benissimo, se volete vi racconto che spinge anche, è chiaro, non è un tubo da cloud, va bene, è un tubo di classe da utilizzare con una certa classe, con un atomizzatore che abbia una certa classe, ma spinge. Se volete vi racconto tutto quello che voglio, in realtà tutto quello che volete, in realtà non vi racconto proprio niente, ve lo faccio vedere un'altra volta e basta. Qua sto nutrendo il vostro buon gusto, ma non perché è di buon gusto, perché è mio, perché questo a una persona può anche non piacere, ma deve assolutamente riconoscere il capolavoro. Uno può decidere, a cazzo Pippo, minchia che è veramente brutto, sembra, qua c'è da riconoscere il capolavoro, a prescindere, non è l'estetica non c'entra niente.
Ok? Faccio una svapata, poi vi saluto. Tremano le mani dall'emozione. In mano questa cosa è comodissima. È leggero, eh? È leggero, oddio, cioè è legno, ok? Ma vedete i tre colori. Ha fatto tutto lui, eh? Non è che ha comprato la cosa, già no, l'ha assemblato lui. Francesco Corbo, un ragazzo giovane, giovanissimo. Andate a trovarlo, andate a cercarlo su Facebook. C'è anche un suo canale in cui si vede come è stato fatto. Dategli un'occhiata, confero. Poi vediamo se lo condivido. Poche parole. Che cazzo vuoi dire? Che cazzo vuoi dire? Dimmi, che cazzo vuoi dire? Lo vedete che spinge anche. Allora, grazie che siete stati qui, ma questa volta un po' anche voi dite grazie a me, perché vi ho fatto vedere una cosa. Ne fa altri, ne fa di più semplici, contattatelo. Non costano un cazzo, tra l'altro, non l'ho detto, perché sennò aumenta. Fantastico, è fantastico, è fantastico. L'ultima. E chi è che smette di godere qua? Chi smette di godere qua? Grazie di essere stati in mia compagnia. Ci vediamo prossimamente. Iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto. Anzi, mettete un like se vi è piaciuto il tubo. Venite ad iscrivervi al gruppo Facebook, è divertente, interessante, vi assicuro, è piacevole, si passano anche dei bei momenti. Iscrivetevi alla playlist di Spotify, ci troverete anche i fishbone dentro, ok? Fishbone ovviamente significa spina di pesce, non mi ricordo se l'ho già detto, ma insomma, significa spina di pesce, ok? E niente, vi aspetto alla prossima occasione. Ciao ciao!